Emozioniacolori.it presenta Pasticciando con il Bando. Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato, se così si può dire. Il tempo che va, il tempo che viene, questa comunque è Radio Nostalgia e questo è Pasticciando con il Bando, la rubrica settimanale che ogni sabato vi accompagna a metà mattinata e vi fa magari, che ne so, scoprire un dolce che non sapevate fare, un dolce che sapevate fare ma vi eravate dimenticati, e comunque ci fa passare 5 minuti in compagnia dello chef, dell'exclusive chef del ristorante Le Palme di Marina di Carrara, che è con noi come sempre, Alessandro Bandoni. Buongiorno Ale. Ciao Andrea, ciao a tutti. Allora Ale, stasera lo diciamo anche per i molti ascoltatori di Radio Nostalgia che avevano prenotato da te per partecipare alla serata con le Drastic Queen, la serata non verrà fatta. Causa forza maggiore. No, lo sapete, è uscita nei giorni scorsi una legge regionale che insomma ha cambiato un po' le regole per quello che concerne tutte le feste che dovrebbero essere fatte sul litorale, non solo, perché riguarda bar, ristoranti, stabilimenti balneari, quindi insomma rimane un po' tutto in stand-by, e a causa di questi motivi e a causa anche delle decisioni che riguardano poi comune per comune, la serata di questa sera è saltata. Era precisazione da parte nostra dirlo, perché le Drastiche fanno parte della radio come fa parte Alessandro, come faccio parte io, quindi questa sera, amici, non andate al ristorante Le Palme di Marina Carrara per vedere le Drastiche, andateci solo per mangiare, e non è poco, ve lo garantisco, il super cibo del nostro Alessandro Bandoni. Ale, intanto l'abbiamo già detto buongiorno, però insomma ci stava questo, no, giusto, questa apertura. La precisazione va fatta, un po' polemica, ma ci stava, cioè da parte mia chiaramente, no, parte. Ma è giusta, va bene, è la polemica che ci sta, è la polemica che ci sta tutto, la comuna, destra, sinistra, centro e tutto il resto. Cosa ci fai oggi? Andiamo in Sardegna. Flan di latte sardo. Flan di latte sardo, quindi io posso dire che sono proprio al top. Lo sapete, Secci è uno dei cognomi più comuni della Sardegna, infatti sono di origini sarde, si vede anche dal colore. Vai, andiamo avanti. Un litro di latte, 200 grammi di zucchero, la scorza di un intero limone grattugiato, 5 uova e un bicchierino di marsala. Un bicchierino di marsala. Prendiamo il latte e mettiamolo a scaldare. Ma il latte, di cos'è? È sardo, no? No, con il pecore è forte. Okay. Era una battuta. Allora, prendiamo il latte e mettiamolo a scaldare. Mm. Intanto sbattiamo le 5 uova con i 200 grammi di zucchero. Mm. Versiamoci il marsala nelle nostre uova. Mm. Nel latte ci grattugiate dentro l'intera scorza di un limone. Ok. Prendete dei contenitori monodose, quelli di alluminio. Sul fondo fateci del caramello, o se ce l'avete già pronto versateci del caramello. Ok. Dopodiché non portate il latte a ebollizione. Se vi dovesse bollire, spengete il fuoco e lo lasciate un attimo raffreddare. Ok. Versate dentro le uova sbattute con lo zucchero. Mescolate un pochettino e versate nei nostri stampini monodose. Prendete una teglia, metteteci in fondo o della carta gialla o della carta da forno, okay, in modo tale che non prenda ebollizione. Poi cosa fate? Versate, mettete i nostri contenitori e arrivate a metà altezza del contenitore con l'acqua. Ok. Infornate per un'ora circa a 160 gradi. 160 gradi? Per un'ora circa. Poi? Estraete dal forno, lasciate raffreddare e quando sarà il momento di servirli, come si dice, capotate i nostri contenitori. Capovolgete. Capotate, sì. Fa molto macchina da corsa. Sì, fa molto macchina da corsa, fa molto di Max. Noi siamo molto più real time in questa rubrica che di Max. Capovolgete nei nostri piatti e servite così. Ok, la serviamo così. E con questa ricetta gustosa si chiude anche la puntata di questo sabato con Pasticciando con il Bando, Alessandro Bandoni, che ritroveremo tra 7 giorni sempre qui su Radio Nostalgia. Vi ricordo che se volete invece andare a trovare nel suo ristorante a Marina di Carrara dovete chiamare adesso lo 0585 630 508. Allora, mi è venuta un'idea: dalla prossima settimana o da quella dopo potremmo cominciare a fare anche qualcosa che non è più soltanto un dolce. Tanto in cucina si pasticcia indipendentemente dal fatto che si faccia salato o dolce. Ok, quindi non perdetevi la prossima puntata fra 7 giorni di Pasticciando con il Bando. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao. Emozioniacolori.it vi ha presentato Pasticciando con il Bando.